Dalle belle città da te al nemico, fuggi in mondì per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe rupe, contro la schiavitù del suo altradito. Lasciammo case, scuole ed officine, buttammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i muscoli e i cuori in battaglia. E il ritornello, Angelo Rossi dice: volevo che fosse allegro, perché questi ragazzi dovevano cantare marciando. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. È un canto molto bello, un canto manifesto, è un canto che indica questo iter dei ragazzi che dai paesi e dalle città salgono sulla montagna. C'è questo mito della montagna, luogo della libertà che si conquista tra sacrifici inenarrabili. E la cosa singolare e tragica è che questi ragazzi saranno praticamente decimati di lì a una decina di giorni da questo rastrellamento e da questa strage nazifascista feroce che porterà a 97 fucilati nella cascina della Benedicta e a un totale di 150 circa caduti e 400 deportati nei campi di concentramento.